campo scuola estivo organizzato dall'Associazione Socioculturale Il Pentagono. È con immenso piacere che rinnoviamo questa esperienza che coinvolge i bambini dai 5 agli 11 anni, nonché i giovani e i giovanissimi e gli adulti in qualità di educatori. È un'iniziativa dunque con valenza a 360 gradi. E che intende appunto sostenere i genitori, i nonni e i bambini e far sì che anche i giovani educatori vivano un'esperienza di crescita. Il campo si sta svolgendo dal 25 giugno al 7 luglio, esclusa la domenica, dalle 8.30 alle 13.30 naturalmente prevede lo svolgimento di attività ludico-ricreative, giochi di animazione, giochi di abilità, giochi sportivi e altre attività quali il teatro, la musica, il ballo. Lo spirito del campo è appunto rendere felici i bambini, impegnarli in attività in cui possano dare libero spazio alla loro creatività e vivere qualche ora di relax e di serenità con i loro compagni, per far sì che riescano a confrontarsi con gli altri, perché forse attualmente il problema dei giovani e dei più piccoli è proprio questo, riuscire a confrontarsi serenamente con il prossimo e rispettando le idee altrui e vivere serenamente in società. Tra le attività del campo del Pentagono, che ha organizzato il Pentagono, ci sono anche delle attività educative con delle materie specifiche. Non è il primo anno, infatti stamattina io sono qua in quanto socio dell'associazione e presto volentieri la mia professionalità in un settore che credo debba essere diffuso alle nuove generazioni, che è quello appunto della protezione civile. Io stamattina in un'ora di lezione cercherò di trasmettere a questi ragazzi, in questo caso i bambini della scuola dell'asilo e delle elementari, delle prime due classi delle elementari, alcune nozioni basi di protezione civile. Questo perché riteniamo insieme al Pentagono che sia un argomento sul quale queste giovani generazioni debbono essere sensibilizzate. E quindi con piacere stamattina passiamo a dare questo contributo, passo a dare questo contributo ai ragazzi che stanno frequentando il campo scuola.